c'è qualche intervento? Quindi, forse devo dare una risposta, che sono stato affettuosamente. Rilascio la parola al professor Baldacchini. Ma non dunque, mi chiede la signorina, non so, Santi, insomma, comunque diciamo dottoressa, perché in questo caso è un titolo guadagnato. Mi chiede dei suggerimenti. Quanto tempo abbiamo? No, scherzo ovviamente. Mi limito proprio a fare un telegramma. Cioè, le cose. Io non mi sono mai candidato. Sono candidato una volta al direttivo nazionale dell'AIBE e sentendo delle cose che oggi circolano nel web, pensate, con 4.500 voti non sono stato eletto. Insomma. Oggi invece ne bastano molti di meno per candidarsi al Parlamento europeo, ma vabbè. Parte questa malignità. Se fossi da domani il sindaco di Cesena, farei queste cose. Ancora in tempo. A candidarmi? Comunque non ci penso neanche lontanamente. Cioè, proprio penso che sarebbe l'ultima cosa che potrei pensare di fare. Primo, una seria selezione per la direzione dell'istituzione di Vittorio Testiano. Cioè, il giorno dopo dal mio insediamento farei questo atto, il primo giorno. Se mi avanzasse tempo, il primo giorno farei anche, bandirei anche, ma questo diciamo è d'obbligo, il rinnovo del consiglio d'amministrazione, che farei puntando su tre componenti: competenza, capacità organizzative e motivazione, che è difficile trovarle in un gruppo di persone, ma senza quello, francamente, qualcuno ha detto, non ricordo chi, forse Claudio, ha detto meglio tornare alla gestione in economia se non riusciamo a fare un'operazione di questo genere. E terza operazione, questa magari il giorno dopo, la nomina di un gruppo ristretto che chiami la regione, diciamo, i rappresentanti, diciamo, istituzionali che devono essere coinvolti in un progetto riguardante la Malatestiana, ma un gruppo anche di tre persone, insomma, comunque in cui i componenti siano regione, mi dispiace, lo devo dire, università ci sta in Romagna, insomma, e si insegnano anche determinate cose, quindi diciamo mi sembra assurdo ignorarlo. E altre realtà territoriali, l'associazione dei bibliotecari e magari una competenza professionale del polo bibliotecario Romagna e San Marino, insomma, quattro persone a cui dare nel giro di sei mesi, e se volete anche a titolo gratuito, perché non è detto che certe cose debbano necessariamente costare dei soldi, ci sono persone che certe cose le fanno con passione, le fanno anche grazie, magari le fanno anche meglio di chi prende i soldi e scappa, come qualche volta capita, insomma. Bravo. A cui dare, bravo. Dare il compito in sei mesi, non dico di riprogettare, perché ragazzi, guardiamoci negli occhi, i tempi sono quelli che sono, non possiamo sognare la luna, però di salvare il salvabile, di ripensare in base a quello che si è detto in questi giorni, di mettere in piedi un progetto realizzabile, diciamo la correzione, chiamiamola così, realizzabile a costi ragionevoli della nuova Malatestiana. Queste sono le cose che farei. Sì. Grazie. Una domanda a telegramma. Vania? Come includerebbe le proposte che questo problema, questo mancato progetto ha in realtà suscitato, nel senso che in realtà il coinvolgimento della cittadinanza ora c'è stato?
un rappresentante dei cittadini, come coinvolgere e fare una decisione partecipata? Siamo arrivati a 4, ci potrebbe essere un quinto componente indicato, diciamo, collettivamente dalle associazioni, diciamo, che si sono mosse e si muoveranno di più in questa direzione. Poi non è detto, diciamo, che in qualche caso le persone possono essere anche le stesse, insomma, perché c'è chi magari sta in regione ma è anche dell'associazione italiana biblioteche, diciamo, quindi non è detto che si debba arrivare per forza a quel numero, però diciamo quella rappresentatività ci deve essere, mi sembra molto ragionevole questo suggerimento. Certo, no, ma questi devono avere questo compito, cioè, gli ho dato 6 mesi, insomma, se hai voglia di chiacchiere ne fai, cioè se ne vuoi fare ne fai anche in abbondanza, anche in eccesso. La parola Mirko Rioli, Associazione Artemisia. Salve, buonasera, mi alzo perché sono senza voce, almeno vedete da chi viene questa parvenza di voce che si sente. Io volevo riportare soltanto alcune note, diciamo, e collegandomi anche a quello che ha detto il signor Cavalli prima per quello che riguarda il problema della valorizzazione della biblioteca e soprattutto della sua conoscenza, di farla conoscere. Il problema è che parlo appunto da persone che hanno a che fare ormai con la biblioteca da almeno 10 anni, per quello che riguarda l'aspetto della didattica soprattutto, per cui il lavoro di diciamo così, diffondere tra i bambini, tra i giovani, la conoscenza del codice, la conoscenza del patrimonio librario della nostra biblioteca attraverso strumenti, attraverso materiali didattico, riproduzioni, ma anche alcune cose originali, già si fa da più di 10 anni e sono circa 30.000, mi sembra, i ragazzi che abbiamo portato a visitare la biblioteca. Il problema è riuscire a trovare i fondi per fare queste cose, quindi si fanno tanti discorsi sicuramente, ma poi dov'è che si trovano i soldi? Questo è un primo problema. L'altra cosa che posso aggiungere, ed è verissimo quello che ha detto prima il signor Cavalli, la biblioteca purtroppo è poco conosciuta, è conosciuta a volte più dagli stranieri che dagli italiani, e questo, ripeto, lo dico in prima persona perché noi dello studio Artemisia sabato e domenica siamo dentro la biblioteca a fare visite guidate. Sono visite che hanno una durata di 40 minuti. Forse qui posso aggiungere una cosa: non è vero che non siano valorizzate da questo punto di vista, perché dentro la biblioteca si può star poco anche per motivi conservativi. Se lei va a visitare la cappella degli Scrovegni, la fa stare dentro un quarto d'ora, si fa fatica a vederla. Ci sono motivi conservativi per cui non si può stare dentro la biblioteca, però tutto il percorso della visita guidata dura 40 minuti, in 40 minuti non si riesce a vedere tutto, è vero, ci vorrebbe più tempo, però di nuovo rilevo, e qui il signor Cavalli ha ragione, molte persone non sanno che c'è la biblioteca. Io personalmente ho fatto una visita guidata domenica a un gruppo di 15 persone venute da Cagliari, che erano in visita a Rimini, ed è a Rimini che hanno saputo che a Cesena c'è la biblioteca. Stessa cosa è successa con gruppi di persone che vengono da altre parti. Il problema, ancora una volta, è sempre quello che per fare pubblicità, chiamiamolo così, ci vogliono soldi, e i soldi non ci sono. Quindi bisogna trovarli, bisogna fare in modo di far conoscere una cosa che forse già di per sé è talmente straordinaria che non ha bisogno poi di tanto, forse, perché una volta che si arriva lì, poi lo stupore coglie subito tutti. Questo è quello che volevo dire. Grazie mille. Sono veramente d'accordo. Sono mani alzate, no? No, scusa, io vorrei rispondere un attimo, perché non sono mica tanto d'accordo. Vabbè, cerchiamo di evitare un secondo, no, un secondo solo. Cioè, io vorrei anche specificare questo, che non è che è dall'altro giorno che c'è la biblioteca Denuti, la sala Denuti, non è dall'altro giorno né da un anno. È evidente che questa città ha investito poco, anche quando forse c'erano più risorse e poteva entrare in un circuito, e glielo posso assicurare, anche lo posso assicurare a tutti i presenti,
perché gran parte anche dei consiglieri comunali che si sono trovati, io voglio parlare anche appunto in generale di chi ha direttamente, è direttamente coinvolto nelle politiche anche di, del turismo, della promozione delle nostre bellezze, delle nostre emergenze architettoniche, c'è sempre stata un'insistenza serrata sul fatto di fare, non è pubblicità, è promozione turistica e promozione culturale su circuiti anche internazionali, nazionali, fatta per diverso. Non è sempre una questione di risorse, è anche una questione di principi, di progetti, di volere fare una cosa. Perché intendiamoci bene, noi spendiamo tante risorse in tanti rivoli, si potrebbe spendere la stessa cifra, spenderla meglio, spenderla per la città, spenderla per la promozione della città. Nei circuiti turistici noi non ci siamo, nelle riviste di promozione, ma anche noi non ci siamo, non ci siamo stati prima e ovviamente adesso, che forse è un po' più difficile, ci siamo meno. Per questo dico, bisogna puntare molto, a parte la questione dello studio e delle cose che la lascio agli studiosi, io parlo da quest'altro punto di vista. E aveva ben ragione la persona che è intervenuta prima sulla questione di preparazione dello straniero, delle persone che vanno a vedere la biblioteca. Noi vediamo musei, emergenze culturali che effettivamente fanno questo percorso, come era la vita al tempo di Malatesta Novello, cosa ha fatto di straordinario Malatesta Novello e la sua famiglia, una preparazione storica anche fatta con le immagini, con gli oggetti che sono contemporanei alla biblioteca, cioè c'è tutto un percorso che naturalmente persone molto più esperte di me, anche se ho studiato per breve tempo come si fanno i musei, come si fanno le mostre, ci sono delle tecniche che, e forse noi ci accontentiamo delle volte di piccole cose proprio così da fare, mentre invece forse dovremmo pensare un po' più in grande. Vittorio Valletta. Mi alzo anch'io. E buonasera a tutti. Io sono candidato sindaco per una lista civica che si chiama Cesena Siamo Noi. E torno sulle parole del professor Baldacchini, che diceva che lui non si sogna minimamente di candidarsi, io invece ci sono, l'ho fatto questa scelta. E torno di nuovo sulle sue parole quando diceva che la politica è brutto dire che ci deve mettere la faccia, è un brutto termine, diceva che ci deve mettere la testa e il cuore. E io aggiungo che la politica deve imparare a delegare e ad ascoltare, e perché non possiamo tralasciare le competenze professionali, che sono dei singoli, delle competenze collettive di tutti noi. Cioè, io lo trovo un'esperienza bellissima quella di essere stasera a riempire una sala per parlare, per portare fuori competenze di questo tipo. E volevo aggiungere un'altra cosa al piano di rinascita che prima Baldacchini ha proposto per questi prossimi sei mesi. L'amministrazione comunale che andrà su è rinnovata, perché comunque sarà rinnovata in ogni caso, qualunque sia l'esito del voto, sicuramente può imparare da queste scelte che questi consessi di cittadini, promuovere questa partecipazione, dà un grossissimo arricchimento. Cioè il prossimo passo che fa l'amministrazione è dire: ok, abbiamo visto che con la Malatestiana c'è un grandissimo interesse, ma probabilmente c'è un grandissimo interesse anche in tantissime altre progettazioni che possono essere partecipate. Io, a differenza di qualcun altro che mi ha preceduto, in realtà insomma, la biblioteca l'ho vissuta molto, moltissimo. E mi ricordo quando mi si portava mia mamma nella biblioteca dei piccoli, mi ricordo il rumore dei passi strisciati che c'erano sulla ghiaia prima di entrare, e poi entravi in quel corridoio un po' strano, un po' aperto, con tutto sgarruppato per terra perché c'erano quei sassi vecchi di una volta, e mia mamma che continuava a dirmi che quelle colonne vecchie non erano brutte, ma avevano centinaia di anni ed erano delle signore colonne. Io mi ricordo che salivo quei tre passi, quei tre gradini, poi c'era una porta di legno che si apriva a fatica, bisognava spingerla forte, e la prima cosa che c'era quando si entrava era la faccia di una persona sorridente che ti accoglieva, e da di lì consegnavi la tua tesserina verde ed entravi in un mondo che era un mondo fatto di stanze una dietro l'altra, dove ogni stanza aveva un libro,
aveva centinaia di libri che sembrava che ti avvolgessero, che ti cadessero addosso, e tu passavi un sacco di tempo lì dentro. Io dall'elementare fino alle medie ho letto moltissimi libri, e mi ricordo che mia mamma mi lasciava, probabilmente rimanendo lì all'entrata, qualche volta stava di fuori perché era un luogo sicuro. Oggi la biblioteca dei ragazzi, non so se vi dà questa impressione, però io che ho due figlie e la più grande la portavo nella biblioteca dei piccoli, quella di una volta, e mi ricordo che cercavo di capire se lei riviveva le stesse emozioni che vivevo io, anche di sicurezza nel poter girare da sola. Oggi quello che colpisce della biblioteca è intanto la promiscuità degli spazi, e sono insieme libri e video, sono insieme grandi e piccoli, sono insieme chi per svago e chi invece per studio. Ed effettivamente, quando ho cercato la biblioteca di piccoli nuova, io sono entrato e ho visto che c'era un cartello dove c'era scritto: questa è la biblioteca dei piccoli. Poi da lontano ho visto che c'erano delle persone adulte sedute nei tavolini bianchi, e ho detto: no, mi sono sbagliato sicuramente. Sono tornato indietro a chiedere dove era la biblioteca dei piccoli, e mi hanno detto che era lì. Io sono tornato, ho visto che ci sono spazi con tavoli bianchi dove c'erano adulti che parlavano tra di loro. E poi ci sono, come già ricordato, non voglio dilungarmi, i computer che distraggono, e ci sono pochi libri, e quindi effettivamente sembra che tutto il progetto sia nato tralasciando il fatto che c'erano già tre sezioni vissute, tre sezioni che funzionavano: la sezione storica, la sezione moderna e la sezione dei piccoli. E una proposta potrebbe anche essere quella di riaprire le tre porte, cioè ci sono oggi un'unica porta d'entrata e ci sono due a fianco che sono chiuse. Perché non le riapriamo e non diamo a ognuna un ingresso separato, e cominciamo anche a riprogettare, diciamo, gli spazi a seconda proprio delle funzioni che hanno. Non vi voglio dilungare molto, scusate. Grazie Se non ci sono interventi al momento, leggo un intervento del professor Franco Spastoli, che non può essere più con noi questa sera e ce l'ha fatto avere. È lo stesso che aveva letto Luciana Berretti lunedì scorso. Aprite internet, andate su un motore di ricerca, digitate biblioteca virtuale di Urbino e cliccate su uno dei video a disposizione. Potrete farvi un'idea di come può essere emozionante sfogliare virtualmente la biblioteca di Federico da Montefeltro, grazie alla realizzazione dell'artista Paolo Guroni. Credo che sarebbe bello vivere anche a Cesena un'esperienza simile, sfogliando i codici straordinariamente belli della Malatestiana. È una delle opportunità offerte dalla disponibilità di spazi della nuova Malatestiana. Un hardware che va riempito di software all'altezza del patrimonio di arte e cultura che ci è stato tramandato, e abbiamo il dovere e la responsabilità di valorizzare e divulgare. Occorre che la Malatestiana non sia solo un nuovo, più grande edificio, ma un centro di cultura del libro che possa ospitare in modo permanente o temporaneo iniziative di qualità ed eventi importanti. E se vogliamo dar seguito all'eredità lasciataci da Novello, una biblioteca di grande qualità ma pubblica, credo sia nostro dovere coniugare il passato al futuro e utilizzare gli strumenti più innovativi per divulgare in modo intelligente il nostro patrimonio, altrimenti destinato solo agli studiosi, incentivarne la fruizione, coinvolgere i giovani e le persone che normalmente non frequentano le biblioteche. I codici sono straordinari, e sfogliarli in una stanza aperta come ad Urbino e come avveniva nell'antica Malatestiana, non solo sul computer, potrebbe essere anche per i profani un'esperienza indimenticabile che porrebbe Cesena all'avanguardia nella divulgazione del libro e nella valorizzazione della sua biblioteca. Ancora vedrei nella Malatestiana un'occasione per fare conoscere meglio la storia della città, il punto di partenza da cui può irradiarsi un percorso di scoperta della storia e arte di Cesena, una storia e un patrimonio poco conosciuti, tranne qualche esperto o appassionato, persino dai cesenati stessi, e assai poco valorizzati. Cesena può vantare una storia ricca di episodi importanti, di personaggi di rilevanza mondiale e di grande fascino, come Malatesta Novello e Violante, Leonardo da Vinci, Cesare e Lucrezia Borgia, Giacomo Casanova, Napoleone, Garibaldi. Tutto
questo capitale storico e artistico è conosciuto e valorizzato solo in minima parte. Il patrimonio figurativo è in condizioni del tutto inadeguate, privo persino di un decente inventario. Porto un esempio. Fermatevi all'autogrill di Bevano, tra Forlì e Cesena, e leggete i pannelli esplicativi per i turisti. Vi renderete conto di quanto poco sia tenuta in considerazione Cesena in termini di descrizione delle cose da visitare e di tempo necessario, rispetto invece ad altre città romagnole con un patrimonio nettamente meno ampio. In conclusione, Cesena è conosciuta soprattutto per le iniziative legate all'enogastronomia, benissimo. Il cibo e il vino sono essenziali per vivere e si collegano con la nostra secolare tradizione contadina. Tuttavia, la nostra storia non ha radici solo contadine e proprio la Malatestiana ci invita ad una missione più ampia, guardare anche la bellezza. Cerchiamo quindi, oltre alla pancia, di fare funzionare meglio anche il cuore e la testa. Grazie, Franco Spazzoli. Bene, se non ci sono altri interventi, chiudiamo questa serata. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e tutti quelli che sono anche intervenuti parlando in questa occasione. Vorrei chiarire che noi non abbiamo fatto questa manifestazione per fare una manifestazione di protesta e senza scopo, no. Noi abbiamo fatto questa manifestazione e intendiamo andare avanti nell'esame delle proposte che sono venute questa sera per dare un contributo al miglioramento della situazione in cui si trova la nuova Malatestiana. Vogliamo dare un contributo serio e concreto, e gli interventi che sono subiti questa sera, specialmente poi gli interventi del professor Baldacchini, hanno dato un contributo fondamentale per arrivare a delle conclusioni, diciamo, propositive. Vogliamo andare avanti su questa strada, vogliamo essere positivi, non vogliamo essere solo protestatari, ma proprio nello spirito che dicevo all'inizio, di quella Cesena, di quella città di Cesena, innamorata del proprio patrimonio artistico e della Malatestiana, che segue i dettami che ha lasciato la Malatesta Rovello, però con questo spirito costruttivo andremo avanti in queste cose, portando e chiedendo naturalmente anche alle autorità che sono preposte al miglioramento, alla progettazione, di farci sentire che hanno capito che la città non è d'accordo su quanto è stato fatto e che chiede dei cambiamenti. Credo che anche i candidati sindaci che sono qui questa sera, alcuni sono intervenuti, altri no, facciano tesoro delle cose che hanno sentito per preparare i loro programmi in vista delle elezioni. Penso che ci rivedremo per arrivare a delle conclusioni e poi per vedere come sono andate le cose. In questo senso vi do un arrivederci e la buona notte. Grazie.